Chi è? Pronto? Ciao Filippo, sì, il nostro progetto. Allora, li facciamo questi video paralleli? L'importante è lavorare insieme, no? La solidarietà è uno dei temi in fondo. Mi sembra un tema ottimo. Ci mancherebbe, tu di cosa parlerai? Allora, io parlerò di un libro perché, come sai, non sono un grandissimo lettore di fumetti, il che non fa onore per uno che segue il canale di altro quanto, però insomma, tu mi perdoni da bravo fratello maggiore. Parlerò di un libro che ho letto diversi anni fa, ma del quale ti anticipo che manco voglio leggere la trama perché voglio essere il più naturale possibile. Che per puro caso parla di diversità e di amicizia, che è un tema che mi è molto caro, che richiamo spesso nei miei video. Come in Ghostbusters. Buon lavoro anche a te. Ciao. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why. Bene, spero che vi sia piaciuta questa piccola introduzione che abbiamo pensato insieme alla persona che sta collaborando con me. Ora è venuto il momento di fare due parole su di lui. Altro quanto, cioè Filippo. È uno youtuber che io ho conosciuto molto per caso, perché dovete sapere che io sono una persona curiosa che spulcia nei commenti. Allora ho visto il suo commento, di cui tra l'altro manco ricordo il contenuto perché sono passati mi sembra 2 o 3 mesi, però mi aveva colpito l'avatar, che è molto particolare, quindi questa è una scusa per andarlo a vedere. È nata un'amicizia, nonostante non è che proprio abbiamo tutti gli interessi comuni, anzi io sono riuscito a interessarmi ai suoi video, nonostante la maggior parte trattassero una tematica che io non seguo, che è quella del fumetto d'autore, quindi non parliamo dei fumetti classici che tutti possono conoscere. Oggi siamo qui a collaborare parlandovi appunto di due nostre, cioè io vi parlerò di una lettura e lui vi parlerà di un'altra. Il tema che abbiamo scelto per le nostre letture è la diversità e la solidarietà. Ed è per questo che io ho voluto scegliere un libro che ho già letto tanti anni fa, però mi è rimasto nel cuore, tant'è che non sto leggendo la trama in questo momento, che è Il favoloso scribolo di Philip Ridley, di cui vi metto la copertina adesso, sia mai che foste curiosi di andarvelo a cercare. Il protagonista principale di questo libro è Bailey Seta, che vive col padre e col fratello in una grigia città di cui non è stato specificato il nome. Un giorno nella vita dell'undicenne Bailey arriva una novità. Viene contattato da un ragazzino della sua età che si presenta come il presidente dello Scribolo Fan Club. Chi è Scribolo? Scribolo è un bambino che si preoccupa di colorare la grigia città di cui stavamo parlando con gli scribocchi, che sono dei graffiti molto particolari con dei colori molto accesi che fanno svenire i primi tempi per chi non ha fatto l'abitudine a questo tipo di colori, fanno svenire.
Ziggy ha un po' ingrandito le aspettative del fan club in quanto parla di centinaia se non migliaia di soci. Quando Bailey si reca alla prima riunione inizialmente rimane un po' deluso perché i centinaia se non migliaia di soci consistono in realtà solo in Ziggy. Ziggy è un ragazzino su una sedia a rotelle. Bailey invece soffre di balbuzie che agli occhi di molte persone probabilmente può sembrare nulla, ma si sa che anche nella vita reale i bambini sono un po' spesso sono un po' cattivi e altrettanto spesso possono essere aizzati dai genitori contro le diversità. Quindi superata la delusione iniziale tra i due ragazzini nasce un'amicizia. Iniziano a vedersi sempre più spesso e quindi anche a entrare in confidenza. Sia Bailey che Ziggy hanno famiglie molto particolari, in quanto la madre di Bailey si è allontanata 2 mesi prima dall'inizio della nostra storia, in quanto dice di dover passare un po' di tempo da sola. Da quel momento il padre ha preso abbastanza male questa separazione, perché così e tale ha cominciato a vestirsi come se fosse in esercito e non chiamare più i figli per nome ma recluta 1, recluta 2 in ordine di nascita. Anche Ziggy vive solo con la madre, che è una rocchettara con tanto di zeppe e abbigliamento particolare, perché il padre, che invece è un panchettaro, si era stufato di vivere con loro perché non lo riteneva un ambiente consono. Quindi queste vite un po' disastrate si incontrano e man mano entreranno in gioco altri personaggi. Bailey e Ziggy litigheranno sia tra loro sia perché comunque sia non sono pienamente compresi da quello che il mondo degli adulti, chiamiamolo così, però alla fine ci sarà un finale positivo che io non spoilererò per lasciarvi così la curiosità di leggere di leggere il libro. Bene, io voglio sperare che non sarà venuto un video troppo lungo, perché al momento ancora non lo so. Vi invito veramente di cuore, anche se non siete dei nerd fumettistici, ad andare almeno a visitare il canale di Filippo per andare a vedere se vi piace. Poi se non vi piace nessuno si offenderà, però veramente è una delle poche persone vere e sincere nell'ambito di YouTube Italia, e poi mette una gran cura nei suoi video, cosa che magari io faccio un po' meno. Però se mi seguite sono sicuro che apprezzerete anche lui, quindi io faccio in modo di lasciarvi in tempi utili sia il canale sia il video di Filippo, che se mi pare che non abbia la programmazione, comunque vediamo cosa possiamo fare. Vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!